Per questo progetto ho scelto l'SPV-ROM 32, il modello a 38 pin preso su AliExpress, il prezzo più o meno è questo. Ne esistono diversi modelli, questo qui ha 32 piedini che ha l'antennino esterno, questo qui è a 32 piedini, questo è quello che ho preso io, 38 piedini, questo è un 30 piedini e questo è, boh, sembra un 30 con il chip USB CH9102, quindi per il progetto è il modello a 38 pin, questo qui. Questo qui è il suo pinout reference, con indicato pin per pin il dettaglio del funzionamento. Tenere in considerazione come vengono trattati i pin al boot. Alcuni pin al boot possono avere dei funzionamenti strani. Comunque qui è tutto scritto. Per integrare l'SP32 in Home Assistant dobbiamo installare il pacchetto SP Home, che è un sistema per collegare tantissime cose al nostro Home Assistant. Ci sono veramente migliaia di prodotti interfacciabili, la lista è infinita. Andiamo sul nostro Home Assistant, installiamo SP Home. Per farlo bisogna andare in impostazioni, dobbiamo andare in componenti aggiuntivi, raccolta dei componenti aggiuntivi e quindi alla ricerca scrivere SP Home. Già scrivendo ES mi appare. Eccolo qui, ci clicco sopra, ci sono un po' di informazioni, devo cliccare su Installa. Ci impiega un paio di minuti, alla fine compare questa schermata dove qui abbiamo delle scelte, esegui l'avvio, è meglio lasciarlo attivato, watchdog riavvia se ci sono arresti anomali e mostra nella barra laterale, possiamo anche attivarli tutti e tre. Mostra nella barra laterale vuol dire che si vede qua. Clicchiamo su avvia, il componente aggiuntivo SPU mi ha avviato, qui mi dice anche quanta CPU sto utilizzando, quanta RAM, posso aprirlo o da qui o da qui. Qui adesso ho la possibilità di aggiungere il device, è il mio SP32 che ti ho fatto vedere prima. Prima però devo connetterlo alla USB. Andiamo in gestione dispositivi, collego alla USB, me lo ritrovo qua. Questo qui è il chip, 210X è il chip sulla COM12. Clicchiamo su New Device, qui facciamo Open SP Home Web. Dobbiamo farlo su Chrome perché io prima ho provato su Firefox e non funziona. Qui dobbiamo fare Connect, qui mi fa vedere il dispositivo e la COM, che è quello che abbiamo visto qua, infatti corrisponde. Dobbiamo cliccare su Connetti e cliccare su Prepare for First Use. Dobbiamo prepararlo per il primo utilizzo. Facciamo Install. Adesso lui si collega in USB e ci carica un firmware per poter essere poi visto da Home Assistant. Ci impiega circa 2 minuti. Terminata l'installazione, esce questo messaggio che possiamo chiudere. Qui clicchiamo su Connect to Wi-Fi, scegliamo la nostra Wi-Fi, clicchiamo su Connect, diciamo Visit Device. Qui siamo proprio all'interno del device stesso. Adesso non c'è nulla. Clicchiamo su Close, ritorniamo in SP Home e ci ritroviamo il nostro dispositivo che gli è stato dato un nome, dopo lo possiamo rinominare. Clicchiamo su Adopt, ecco qui il nome, possiamo chiamare ad esempio SP32, il nostro è un sistema 8 più 8, 8 ingressi e 8 uscite. Qui mettiamo le credenziali della nostra rete con la password della rete. Configurazione è stata creata. E adesso deve essere installata nel device install. Questa cosa qui la sta facendo via wifi e non più tramite USB. Da quel punto qui in avanti l'USB non serve più. Adesso l'USB è usata solo come alimentazione del dispositivo. Quindi tutte le modifiche che faremo adesso di programmazione del device saranno trasferite in wifi. Sta caricando, lo sta spacchettando. Il download qui che ha fatto all'inizio è il download da internet del pacchetto. Se lo sta scompattando, poi lo dovrà preparare per l'installazione. Metto un attimo in stop il video perché probabilmente la prima volta la procedura è un po' lunga. Sta scaricando tantissima roba, questa qui è solo la prima volta. Le dipendenze, adesso sta compilando, ha creato un'immagine SP32, lo vediamo qui, ancora compilando altre cose, compilato, adesso lo sta scaricando nel dispositivo via wifi. Loading, ok, questo qui sono i log, il segnale wifi, ancora il nome vecchio,
andiamo a vedere perché, e possiamo chiudere. Se io vado in notifiche, mi dice che ha trovato un nuovo device, eccolo qui, dobbiamo configurarlo. Mi chiede se voglio aggiungere SP32 a SPHome, gli dico di sì. Devo selezionare un'area o aggiungerne una nuova, allora adesso ne faccio una a caso. Ritorno in SPHome. Se faccio edit posso andare a editare la configurazione del programma, questo qui magari lo vediamo in un altro video. Se vado in impostazioni, dispositivi e servizi, dispositivi, me lo ritrovo. Un dispositivo è un'entità. Per questo video è tutto, abbiamo visto come aggiungere il nostro dispositivo SPHome. Nel prossimo video vedremo come fare un mini programmino per andare a leggere gli 8 ingressi e le 8 uscite e farli vedere direttamente a un assistant per poter poi creare le automazioni da qui. Si fa crea automazione, qui si sceglie il dispositivo, eccetera eccetera. Per adesso è tutto, ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!